Generazione a generazione, sui monti toscani, ci sono stati più avvistamenti di mostri che altro, e oggi il Team Hines ve lo dimostrerà. Ciao a tutti, sono Wild Bill ed oggi insieme alla mia Willy ci troviamo nella contea dell'impruneta a caccia di mostri. Willy, ti spiego che mostro è quello che andiamo a catturare oggi? Siamo a caccia del Grassman, il Bigfoot più grande di tutti. Si aggira, dicono, tra i 550 e i 780 kg. E poi si alza tra i 3,5 metri e i 4 e 20. Vacca boia. Allora, noi dobbiamo trovare il posto ideale che... Lo senti anche voi? Dio, l'hai sentito? Andiamo verso di qua. Andiamo verso il suono. Esatto. In questa versione dobbiamo trovare dove si aggira questo Grassman. Cosa hai detto, Willy? Torniamo indietro, meglio. Io andrei... Allora, no. Io esplorerei più... Anzi, no. L'hai visto? Lasciamo questa zona bacchia. Esatto. Tu ci devi dire dove fare la trappola. Willy? Cos'è? Questa è anche una pisciata. È urina. Se lo vediamo un po' bagnato. Questa pare essere anche urina. Urina insieme a sterco. Hanno fatto anche dell'urina là. Ascolta, Willy. Willy, facciamo esplorare anche a Bacca e Hack. Ultima cosa. Guarda come è rigido. Dove? Qua. Aiuto, Hack. Aiuto, Willy, volevo dire. Mi puoi aiutare, Willy? Dammi il telefono. Come il telefono? Via. Sì, ma calma. Aiutami, Willy. Guarda, Willy. Aspetta. Willy, non mi riesce a salire. Aiuto. Sì, no, io sono un marine. Fatto. Quanto è bello. Potrebbe essere un ottimo fonte di cibo per il grasso. Qua dentro? Potrebbe essere scoiattoli, serpenti. Andiamo via. Tieni? Andiamo via. Vai. Ah, da dove passiamo? Da di qua? No. Dai, sì, di qua, di qua. Mi segui, si fa così. Ah, non mi piace questa strada. Fai gli stessi movimenti che non faccio io perché mi sto appena bucando. Facciamo la cosa che ho fatto prima. No, Willy, così, guarda, Willy. Vieni, seguimi. Io sono un Marines, ti fidi di me? Ero un Marines. Appoggiati a questo legno qua. Così che ti dà equilibrio per scavalcare e andare di qua. Tanto, Willy, qua c'è un rovo. Vai, via e andiamo. Come un vero Marines. Andiamo. Sempre fidarsi di una esperienza come Marines. Ragazzi, sono Jeff e oggi andremo a intervistare il primo testimone, appunto,
che ha, dice di aver avvistato il Bigfoot, il Grassman. Questo testimone vive qua da anni, ti ho detto, non ha mai visto niente di simile. È terrorizzato, veramente terrorizzato, veramente inquietante. Eccoci, là c'è il nostro primo testimone. Andiamo, tieni. Eccoci qua. Buongiorno, signor. Sì, Jefferson. Jefferson? Nicolò Jefferson. Piacere. Poi per favore. Ci parli di quello che ha visto, di quello che ci ha detto, di quello che ha visto. Io non so come si dice in inglese, ma mi sono cagato addosso. Scheißer off, insomma. Va bene anche in italiano. Perché ero nel bosco a raccattare delle legnette per accendere il fuoco. Tutto a un tratto ho sentito un urlo disumano. Pareva quasi la mia moglie quando torno dalla spesa e uno ha comprato la roba giusta. No, è la verità. Il cazzo è un bravo, guarda, ma è un urlo così. E poi ho visto un'ombra di una figura di intorno ad un metro e mezzo, tre, enorme, tutto peloso, non lo so, io ho visto il buio. Poi quando ho visto tutta la faccenda, ho fatto come il Loni, mi sono levato subito. Da coglioni? Da coglioni. E non so se può dire coglioni, ma sì. Poi dopo una decina di minuti di silenzio avevo lasciato lì la roba perché stavo tagliando i legnetti, avevo tornato a ripigliare la sega e gli annesi che avevo lasciato, e questa figura si è ripresentata. L'ho vista molto da lontano e mi ha urlato. Tipo, era sempre la stessa? No, era la mia moglie che mi chiamava. Perché era pronto da mangiare? Sì, era pronto da mangiare. Non hanno più loro, sì, perché loro erano. Poi, dopo cena, andando a rimettere a posto la roba in giardino, c'era il chiaro di luna, un chiaro di luna bellissimo. Però tutto a un tratto, contro il chiaro di luna, contro un raggio di luce in fondo al bosco, ho visto apparire un'altra volta quella figura. Si potrebbe trattare del Grassman. Che confermi. Che mi pareva mi chiamasse, mi dicesse. Oh. Ecco. E poi da ultimo si cavò addosso proprio. Mi viene a trovarmi e devo parlarti. Però parlava, faceva, emetteva degli ululati e dei grugniti, però pareva, non aveva, penso, intenzioni ostili nei miei confronti. Sembrava che mi volesse avvicinare per dirmi qualcosa, per farmi capire magari il suo disagio, so, senza mangiare. Allora che ho fatto? Ho preso 10 euro, li ho lasciati lì e fa come vuole. Grazie, lo fattureremo. Grazie per le sue parole. Arrivederci, signor Jefferson. Questo ragazzo io non la proporrei. Vabbè. Arrivederci, signor Jefferson. Arrivederci. Ha detto di aver visto questa natura più e più volte, sempre laggiù nello stesso posto. Quindi mi secondo me si potrebbe andare laggiù. Secondo me si potrebbe trattare del Grassman. Che è successo, Willy? Avevo mal di pancia. Willy, se non può aprire, cosa è successo mentre eri via? Aspetta. Chi è? Allora, chi è? Buck. Hai Buck. Oh, non puoi venire? Come? Hai avuto un imprevisto con la macchina. Ma è grave l'incidente, no? Ah, si è bloccato una gomma.
Ah, arriva Jeff e Hack, ok. Noi torniamo alla base e aspettiamo che vengano Jeff e Hack e torniamo alla base. Vai. Ciao. Ciao Buck. Riprenditi. Riprenditi cosa che ha fuori. Vabbè, ma no. Cioè, vabbè, però cazzo il nostro sub. Io l'hai sentito. Sì. Vai, andiamo via. Vai. Facciamo venire Hack e Jeff. Ciao. Qua mi hanno lasciato da solo perché arrivava Buck e Jeff. Ha avuto un problema familiare. Non so, per tornare indietro da anche il mio fucile, sì che sono rimasto con la pistola e basta. E laggiù continua ad esserci movimenti. Però sono già qui da un po', non ho visto nulla ancora. È veramente preoccupante la situazione. Si sente il rumore da una parte e dall'altra, però non si vede nulla. Ho sentito i rumori. È vicino. Non so cosa sia. Sono già passate più di 3 ore. Continuo a vedere. A vedere cose strane. Dio, cos'è? Dio, l'avete visto? Non mi ha ancora visto, non so se mi ha visto. Sta lanciando stronchi. Sembra molto arrabbiato. Non mi ha visto, però mi sente. È scomparso. Finalmente si è visto qualcosa. Cazzo. Cazzo, mi sta chiamando Buck. 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 Sono rimasto da solo perché Jeff ha avuto un problema familiare e mi ha detto stavi arrivando te. C'ho proprio qua davanti il Grassman. Ed eccolo. Ti richiamo dopo, non so. È veramente molto arrabbiato, sta spaccando e lanciando tronchi dappertutto. Però ce l'ho qui davanti. Ora se non lo vedo più, ma è qui davanti. Vai, arriva il più presto, che mi ha lasciato solo con una pistola, chef. Tutto succede intorno a dove ho visto prima, intorno al capanno. Sì, dopo te ne riparlo, rieccolo. Lo vedete? Non lo vedo più. Ecco. Prova a sparare. Rieccolo. Scomparso, ma è lì. Dietro l'albero. Provo a sparare per spaventarlo.
Va. È scomparso. È scappato. Se n'è andato. Ora sta arrivando Buck. Poi era inquietante. Era veramente troppo grande e enorme e alto. A dopo. Buck. No, vabbè, meglio sto. Ho sparato, ma... No, a lui. Ho sparato in aria e si è spaventato, andato via. Ora arrivano Willy e Wild Bill. Perché? Per costruire la... Fanno la trap, ok. No. Comincio a levare le sonde. Vai, già fatto. Eccoci. Siamo arrivati. Invece... Wild Bill ha le prese con le canne di bambù, speriamo non se le fumi. Un vero marine, gente! Io mi avvio. Dopo quello che è successo l'ultima volta che mi ha raccontato Hack, deve essere stato veramente brutto. È pieno di spine, ma è perfetto. Non sappiamo che trappola faremo, ma di sicuro lo prenderemo. Un vero marine. Eccoci. Ora passerò la cam a il vero marine. Allora, io farei una cosa. So già. Ho già ideato. Ho già ideato tutto. Cosa vorresti te fare? Tieni. Possiamo fare una davvero marines. Levati. Perché i veri marines fanno così. Aspetta. Wow! Dillo, la vita è il punto peggiore possibile. Tanto è difficile. Ti aiuto al marines a portarla. Ce la fai? Perfetto. Ah, così? Dici che va bene? No. Gli odi però servono. Infatti, ora la giriamo al contrario. Tieni il martello, Bill. Certo. Mamma mia, che è stato un martello, cacchio. Il secondo hack è dove dorme il Jasmine. Secondo hack? Qua è dove dorme il Jasmine. È vero! Hack mi aveva fatto vedere il filmino e tipo c'era il Grassman che si abbassava qua. Sì. È vero. Questo è il rifugio del Grassman. Ce la fai? Hai bisogno di un vero Marines? Ce la faccio. Aspettiamo, vediamo se questo albero è a prova. Sì. Anche la parte superiore mi sembra molto resistente. Bim, martello. Tieni il martello, Hack. Anche se sei Willy. Potrebbero chiamarti Hack. Però se sei Willy. Senti, io questi qui li lascerei perché potrebbero servire per dargli fastidio. Esatto, fargli male. Però mannaggia. Vabbè, gente, noi ci si vede dopo quando la trappola è finita, ok? Un saluto da il Marines Wild Bill. Ciao. E l'expert trapper Willy. Ciao. Eccomi, sono qua da solo perché... Gli ho chiesto a Willy e volevo vedere come andava la trappola. Quindi di mia volontà sono voluto restare qua da solo, purtroppo, perché Willy non voleva chiamare nessun altro. E almeno mi ha detto: scusa Wild Bill, dato che devi rimanere da solo, almeno prenditi la mia pistola. Comunque è una pistola di tutto rispetto. Ed eccomi qua.
Aspetta una, ma porca vacca. Oh mio Dio, ma questo è... Sì, oddio! Ha rotto un pezzo. Ma non è che mi sono perso qualcosa? Ha completamente spaccato la... Porca vacca. Mamma mia. Andiamo verso la trappola. Eccolo, eccolo, eccolo! Sta andando verso la trappola! Dai, 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 dai. Dai che ci vai. Porca vacca. Mi avvicino piano piano. Sono pronto a sparargli. Non mi ha visto, non mi ha visto. Oddio, ha rotto la trappola. Le sparo. Io le sparo, le sparo. Oddio, sta venendo verso di qua. Oddio. Via. 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 Oddio. Via. Sono riuscito a scappare per un pelo. Oddio. Non è... No, ti prego, no. Mi ha inseguito. Oddio, è là. Oh. Aiuto, no, via, 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 via. Oddio. Oddio. Vai via. Sta andando via. Ho spaventato. Ora chiamo subito gli altri. Oddio, oddio, oddio. Devo chiamarli immediatamente. Dov'è, dov'è il telefono? Via il cappello. Dov'è il mio telefono? Dov'è? Oddio. No, non ho lasciato il telefono a casa. Ti prego, non mi dire. Eccolo, 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 eccolo. Eccolo, eccolo, eccolo. Back. Back. Sì, back. Porca. Back, non rimettiamo mai più piedi in questo bosco. Questo bosco ci sono cose paranormali. No. Il Grassman ha sfondato la trappola. È talmente non... Mi stava inseguendo, gli ho sparato, non gli ho, gli ho fatto il solletico, gli ho fatto il solletico. Sì, sì, non rimettiamo mai più piede. Sì. Lo senti, lo senti? Che cosa faccio? Scappo? Scappo, vai. Ciao, 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 ciao.